ministro dovrebbe sapere che questo è dal 2002 un sito di interesse nazionale e se dal 2002 non è stato fatto, elaborato un progetto, qualche responsabilità ce l'ha il ministero perché, ripeto, il sito faceva capo al ministero. È vero che è stato nominato un commissario un anno e mezzo fa, però è del tutto evidente che il commissario era totalmente privo di risorse, per di più era un commissario che non aveva, a mio parere, le competenze adeguate, quindi semmai è stato anche qui un errore del Ministero, perché il commissario non è un commissario del Ministero, non è un commissario dell'ente locale, quindi non può scaricare le responsabilità sui bresciani. I bresciani hanno tante colpe. Innanzitutto quello di non aver mai chiesto i soldi, ma sicuramente non posso avere le colpe di una progettazione che è mancata innanzitutto per responsabilità del Ministero. Proprio per quanto riguarda i soldi, sarebbero stati sbloccati altri 50 milioni di euro, ma è una cifra comunque bassa rispetto a quella che servirebbe. Sì, tra l'altro io li vorrò vedere proprio questi soldi, perché sono soldi che vengono annunciati da almeno 2 anni e mezzo, insomma, da Galletti, quindi vediamo se effettivamente poi ci sono. Ma al di là di questo è chiaro che le risorse necessarie sono da 10 a 30 volte superiori a questi 50 milioni. In ogni caso, ripeto, vanno spesi certamente questi se ci sono davvero e soprattutto va recuperato questo incredibile ritardo nella progettazione della bonifica. Ha anche aggiunto che presto arriverà un nuovo commissario. Sì, un nuovo commissario è nominato dal Ministero, quindi spetta al Ministero individuare un commissario che abbia le capacità e le competenze, al di là del fatto che personalmente sono contrario ai commissari, cioè io credo che vi siano già istituzioni in grado di gestire, progettare e gestire una bonifica, semmai si tratta di individuare le competenze tecniche disponibili. Comunque, vogliono fare il commissario, compito del Ministero è nominare un commissario che sia all'altezza degli impegni molto importanti che deve affrontare.